Mercoledì scorso è uscito questo video. Oggi sono in compagnia della mia amica perché lei voleva farmi alcune domande e oggi risponderemo alle sue domande. Un video che ho girato con la mia amica Lucilla e che come video è stato molto performante su YouTube. Talmente performante che ho perso 2 iscritti che fortunatamente sono ritornati. Questo video è stato molto bello girarlo, sia perché ero con la mia amica, ma anche perché comunque sono stati diversi fuori onda. E in questo video vi voglio portare alcuni di questi fuori onda che sono veramente allucinanti. Benvenuti in Periodo di Inquini, in questo nuovo vlog. Io come al solito sono Valerio e oggi vi racconto di qualche fuori onda del video che ho girato settimana scorsa con la mia amica. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Allora, io ho suddiviso 3 categorie di fuori onda, che sono le interruzioni del cane, che infatti come potete vedere il cane è anche comparso durante il video, dimenticanze, ovvero quando mi dimentico di dire qualcosa, o quello che definisco gli ictus, ovvero momenti in cui qualcosa tipo boh, il sistema è crashato, sia dalla mia che dall'altra parte. In totale io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fuori onda che vi vorrei mostrare. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo con la prima categoria, quella delle dimenticanze. In questo primo spezzone io stavo parlando con Lucilla perché lei mi aveva chiesto la domanda cos'è il machine learning. Io stavo parlando, se non che accade questo. Supponiamo che io voglia tradurre questa semplice frase. Basta dimenticare. Ovviamente il video è stato preparato prima, noi non ci siamo messi d'accordo sulle domande, semplicemente io disse alla mia amica: prepara 4 domande, fammele sapere prima che io devo organizzare degli esempi, perché comunque alcuni degli esempi che ho fatto durante il video non sono cose che potevano venire in seduta stante. Come per esempio, quando stavo spiegando il protocollo di comunicazione, utilizzare esempi dei nativi americani non è, diciamo, una cosa che può venire su 2 piedi. Però diciamo, durante questo video ci sono stati anche dei momenti anche piuttosto lunghi di cose che ho detto che andavano fuori da quello che possiamo dire il copione che mi ero preparato, come questo. Che tra l'altro, quando io avevo 15 anni e facevo i miei primi passi in elettronica digitale a casa, saldandomi anche il piccolo infarnato, esatto, le dita. E infatti, nell'occasione in cui parlavo dei nativi americani e dei segnali di fumo, ho avuto anch'io un piccolo vuoto di memoria. Andiamo a vedere. Potevi prendere un ventaglio e farla svolazzare un pochettino. Devo ricordare cosa ho scritto. Quando si parlava del clock di un computer, io a un certo punto avevo dimenticato cos'altro dovevo dire. E infatti do un'occhiata alle mie linee guida che mi ero preparato. Vedete che questi qua li raffreddano con l'azoto liquido. Beh, l'unica soluzione che funziona. Esatto. Esatto. Avevo qualcos'altro da aggiungere, aspetta, fammi controllare. Oddio, quello della patata. No, penso di aver detto tutto. Come seconda categoria abbiamo le interruzioni del cane. Abbiamo 2 interruzioni. Avevo iniziato a parlare di machine learning quando è che il cane non si vede perché è sotto di noi, però se ci fate bene caso con l'audio ci sono le sue unghie che iniziano a battere accanto a noi, e infatti a un certo punto me l'ha presa in braccio. Questo andò nel cut finale del video. Cioè parliamo del 1800. Ok. E qui, qua, cioè, sono non sono morta. Abbiamo un nuovo ospite oggi e ha causato diversi peli su di me. Infatti a un certo punto non me lo sono più tolto perché altrimenti avreste visto una maglietta piena di peli. E questa cosa la si vede anche in un altro fuori onda. E infatti andiamo a vedere cosa è successo. E sono sicuro al 1000 per 1000 in tutti. Chi lo ha mai scelto? O forse no. È nel limbo. Ma devo mettere davanti per forza. Per l'ultima categoria abbiamo la categoria dei ictus, ovvero proprio dei momenti in cui il sistema proprio esplode. Sempre parlando di machine learning, per quanto riguarda l'esempio della traduzione, nella fattispecie parlavo del verbo italiano piacere quando questo accadde. Idea. Prende l'idea. Ora, poiché, diciamo, c'è una cosa che tu magari potrai correggere qua, in inglese, per dire mi piace, tu dici I like, quindi una cosa un po' al
una forma, diciamo, nominale della frase. Oh ragazzi, non mi veniva, non ci potevo fare niente. Infatti abbiamo dovuto riprendere e continuare. Il secondo ictus, tra l'altro, era della mia amica Lucilla, che ha avuto proprio perché lei la sapeva la risposta. Quando io chiesi qual era il significato, a parte del verbo piacere, della parola like in inglese. Andiamo a vedere cosa è successo. Bene, qualcosa mi piace giocare la chitarra. Perché il verbo playing ha più di un significato. È come la parola like, perché like può è come verbo piacere, ma come preposizione significa... Il mio cervello perché... Riprendo io. In quel momento aveva il wifi staccato. Se non avete visto questo video che ho fatto con la mia amica, io vi consiglio di andarlo a prendere e di guardarlo. Capisco che è un po' lunghino, il nostro piano era quello di fare 20 minuti, alla fine sono venuti quasi 40 minuti. Io vi consiglio di andarlo a vedere perché è molto divertente e se non riuscite a vederlo in un'unica botta magari ve lo spezzate, come faccio io quando vado a vedere video lunghi su YouTube. Me lo spezzo e poi me lo vedo in diverse sessioni, però comunque me li guardo tutti, quelli che io reputo che sono interessanti. Io sono sicuro che questo è interessante per molti di voi e quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato, ci vediamo col prossimo video, ciao!